Ciao, sono Bruno della società Segema. La nostra società si occupa di vendita, assistenza e installazione di automazioni nella zona dei Castelli Romani. In questo video ti spiego come bypassare le fotocellule sulla centralina. Come sempre, se il nostro video ti piace e ti è utile, puoi mettere mi piace sotto e iscriverti al nostro canale. Allora, intanto inizio con dirti una cosa molto importante. Bypassare le fotocellule sia sulla fotocellula che sulla centrale serve solamente a provare se il guasto deriva dalla fotocellula o dalla centralina. In nessun modo devi bypassare le fotocellule e continuare ad utilizzare l'impianto senza la sicurezza delle fotocellule stesse. Allora, su ogni centralina, io uso una centralina della BFT solamente come esempio. L'ingresso fotocellule è fatto sempre nella stessa maniera, tranne il caso di particolare di alcune centrali della NICE e della FAC che usano sistemi su bus, ma quelle tradizionali, cioè il 98% degli impianti nel mondo, hanno un ingresso fotocellule che è fatto con due morsetti. Il primo è un morsetto che normalmente si chiama comune, è indicato come com, è indicato come meno, è indicato come più, dipende diciamo dal tipo di comune, però un morsetto comune, e l'altro è un morsetto proprio di ingresso fotocellule che è indicato normalmente come PHOT, FOT, oppure FSV nella FAC per dire, photo switch, però ci sono sempre questi due morsetti in ingresso alla centralina che fanno capo al contatto delle fotocellule. Allora, per bypassare le fotocellule sulla centralina e devi procurarti un piccolo ponticello con un filo come questo qua, il cacciavite, e non devi far altro in pratica che andare a mettere il ponticello tra il morsetto COM e il morsetto FOT, anche senza togliere il filo delle fotocellule che è collegato. Ok, a questo punto il LED fotocellule, se hai una diagnostica LED, l'errore deve essere scomparso. Se non scompare, hai praticamente individuato il guasto sulla centrale, perché in questo modo tu hai bypassato tutto quello che è dietro, quindi tutto il circuito che arriva in ingresso alla centralina, facendo questo semplice ponticello, e quindi se ancora la diagnostica della centrale ti indica che c'è un problema sul circuito delle fotocellule, evidentemente il problema è a livello di centrale. Ok, capito come si bypassa la fotocellula, ti voglio ancora una volta ricordare una cosa: bypassare la fotocellula serve solamente come test temporaneo per capire il problema, se deriva dal circuito delle fotocellule o dalla centralina. Non far funzionare mai l'impianto senza le sicurezze delle fotocellule. Ricordati che, per dire, un braccio elettromeccanico come questo riesce a spingere fino a 350 kg. Immagina che cosa succederebbe se l'anta del cancello colpisse un bambino con una forza di 350 kg perché hai risparmiato sull'acquisto di una nuova coppia di fotocellule.